Ancora un fermo amministrativo colpisce la nave Marionio della ONG Mediterranea Saving Humans, impegnata nel soccorrere i migranti nel mare Mediterraneo centrale. In sinergia anche con l'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, la nave è tornata in mare. Da fine agosto la missione ha due leader veneti molto conosciuti, l'armatore, il mestrino Luca Casarini, e il veneziano Beppe Caccia che ne è portavoce e capo missione. La nave si trova ora rumeggiata al porto di Trapani e non può ripartire dopo un'ispezione della locale capitaneria di porto, una visita programmata alla quale si sarebbero aggiunti, secondo quanto riferito dallo stesso Casarini, ulteriori controlli, questi non previsti, da personale inviato appositamente dal Comando generale di Roma. Questi controlli incrociati hanno notato che i presidi della nave Mare Ionio di soccorso non avrebbero tutte le certificazioni previste e necessarie per cui la nave per riprendere a navigare dovrebbe prima lasciare a terra gommoni salvagenti e tutti i presidi di soccorso contravvenendo quindi al cuore della sua missione Mediterraneo non ci sta e ha già fatto sapere che si opporrà in tutte le sedi legali opportune a questo provvedimento. Intanto è stato denunciato da Mediterraneo Semi Humans al Tribunale internazionale il nostro ministro del governo italiano all'interno Matteo Piantedosi per gli accordi che egli avrebbe stretto con la Libia. Questa settimana sono stati diffusi i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che per questo 2024 parlano già di almeno oltre mille persone vittime, eh, vittime del, dell'assenza di soccorso nel nostro mare. Almeno 13.000 persone che sono state catturate e deportate in Libia e molte di esse, come sappiamo, finiscono nei, nei lager libici.